sarà una prima parte in cui tratteremo poi gli aspetti psicologici, relazionali, culturali e simbolici del cibo. Una seconda parte con la collega Antonella Colistra, nutrizionista e biologa, che invece approfondirà più in particolare, in maniera più specifica, il valore degli alimenti e soprattutto poi orientati al buon umore, quindi avremo un'ottica insomma molto rivolta alla positività e all'ottimismo. E poi una terza parte che invece è un pochino più esperienziale, con la collega Gaia Parenti, in cui invece parleremo della mindfulness, e quindi come entrare in sintonia con il cibo in maniera un po' più esperienziale, fattiva e attiva soprattutto. Questa è un po' la mattinata di oggi. Faremo una pausa dopo l'intervento di Antonella, quindi torno più o meno alle 11:30, che sarà una pausa particolare, non abbiamo anche quella scelta a caso, perché grazie alla collaborazione della dottoressa Careddu, che è responsabile di una erboristeria abbastanza conosciuta qua a Pisa, ci sarà una degustazione di tè molto particolari, e che poi magari più tardi avremo modo anche di spiegare, e che magari anche con l'aiuto di Gaia proveremo a degustare in maniera un pochino più consapevole. Mindfulness. In maniera appunto mindfulness, in modo da apprezzare davvero quello che stiamo assaporando attraverso il gusto. Due cose importanti, intanto la cartellina che avete, che è stata consegnata una cartellina d'ingresso, che contiene tanto materiale. C'è una parte relativa all'attività dell'associazione, che tra l'altro da quest'anno offre anche servizi di psicoterapia e di consulenza grafologica. C'è poi una parte che riguarda invece i singoli interventi che faremo. Vi chiediamo di non leggerli subito, quindi già fatto, già fatto. Quindi cerchiamo magari di gustarcili, di leggerli durante il corso. Proviamo a fare un reset rispetto a quello che avete visto. E trovate poi anche la bibliografia con alcuni testi per approfondire, diciamo, gli argomenti di oggi. Un'altra cosa importante è il questionario di gradimento. Avete visto che insomma noi scegliamo un po' argomenti che possano più o meno interessare quello che è il pubblico, quindi ci fa piacere davvero se poi alla fine della mattinata ci lasciate un feedback, anche perché serve un po' a noi a capire come lavoriamo, come possiamo migliorare anche nell'offrirvi questi eventi di approfondimento. Un'altra cosa da ricordare è che tutto il materiale di questa mattina sarà disponibile da oggi pomeriggio nella parte riservata del sito dell'Imera, che è associazioneimera.com. Nella home page trovate una piccola mascherina bianca in alto a destra, la password è Mente Cibo 2019, poi la vedremo anche meglio dopo. Tutto attaccato, grazie Brunella, e accederete a tutto l'elenco del materiale di questa mattina liberamente scaricabile. Poi, visto che c'è un gruppo di colleghi che ci segue dalla Lombardia e non sono con noi questa mattina, ci sarà anche il filmato di quello che faremo oggi, anche quello sarà disponibile nell'area riservata e anche sul canale YouTube dell'associazione. Abbiamo detto tutto? Più o meno? Aggiungo dopo. E Gaia? Io vorrei dire una cosa sola. Noi siamo quello che mangiamo, ma anche, quindi quello, cosa mangiamo, ma anche come mangiamo. Quindi sul cosa mangiare, non dire, non svelare. Però il come. Tenetevi presente questo come mangiamo. Confermiamo il come, confermiamo il come, va bene. Allora, confermiamo il come, però già questa frase ci porta un po' a ragionare su quelle che sono le tematiche di oggi. Il come sarà sicuramente, insomma, un po' il carattere centrale delle nostre chiacchierate. Allora, se la penna non ci trae in inganno, cominciamo un po' a entrare nelle tematiche del cibo. Il mio intervento molto orientato, come vi dicevo prima, agli aspetti psicologici del cibo, quelli relazionali e anche quelli di natura simbolica e culturale. Facciamo questo anche un po' per introdurci in maniera abbastanza ampia al tema dell'alimentazione, cominciando proprio da che cosa vogliamo intendere per alimentazione. Quindi entriamo veramente, no, un po' in quello che è l'argomento centrale di oggi. Alimentazione che potremmo definire così, cioè è l'assunzione, no, di
elementi che possano permettere al nostro organismo di portare avanti le proprie funzioni vitali, quindi per garantire quella che è la nostra vita. Questa è una definizione che possiamo prendere per tutto il genere animale. C'è però una caratteristica importante che riguarda l'alimentazione umana. E qual è questa caratteristica? È la scelta. Cioè l'essere umano sceglie che cosa mangiare. Quindi che siano alimenti solidi, che siano alimenti liquidi, ma l'individuo sceglie, fa una scelta rispetto a quello che intende mangiare. E questo meccanismo di scelta è influenzato da aspetti di natura fisica e biologica, ma anche da aspetti non di natura biologica. E quindi entriamo nell'ambito appunto delle caratteristiche psicologiche, relazionali, culturali, eccetera, eccetera. Questa mattina ci sono tanti nutrizionisti, quindi dirò qualcosa che è assolutamente conosciuto da tutti, ma è importante fermarlo. L'alimentazione è diversa da nutrizione, ok? Per nutrizione intendiamo quell'insieme di meccanismi che consentono al cibo di essere elaborato, trasformato, gestito all'interno del nostro corpo affinché si possa trasformare in qualcosa di utile per la sopravvivenza e per la vita. Ricordiamoci che il diritto alla nutrizione, così come il diritto alla salute, è un diritto fondamentale dell'uomo e quindi come tale garantito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo detto che alimentazione è diversa da nutrizione e quindi cosa possiamo concludere? Che per nutrirci ci sarà solamente un modo, ci nutriamo in un modo, ma possiamo scegliere di alimentarci in tanti modi e vedremo insieme quali sono questi modi. Il cibo ha una funzione, ha più funzioni in realtà, quelle che vedremo oggi sono la funzione biologica, che già abbiamo in parte un po' scoperto insieme, la funzione psicologica e la funzione relazionale, laddove per relazionale intendiamo anche tutto l'ambito culturale, sociale e quindi anche simbolico. Allora, ci togliamo subito questa perché è la parte, diciamo, un pochino più organica, mettiamola così. Quindi che cosa intendiamo per funzione biologica del cibo e dell'alimentazione? Allora, abbiamo già detto prima che la funzione del mangiare è quella di permettere al nostro organismo di avere le molecole giuste per sostenere la propria vita. Noi abbiamo bisogno di carburante e di materiale da costruzione, no? Quindi io attraverso il cibo permetto, no, di attivare tutte quelle situazioni, quelle condizioni affinché ad esempio il mio metabolismo sia attivo, ad esempio il mantenimento della nostra temperatura corporea, il sostenere lo sforzo muscolare, i movimenti muscolari. Diciamo che la ricerca ci dice che gran parte del cibo che noi ingeriamo va a finire proprio nel sostenere le nostre funzioni metaboliche. Il resto ci serve come costruzione, quindi per attivare nuove cellule, costruire nuove cellule e quindi nuovi tessuti. Cosa ci interessa a noi? E questa è una parte molto importante, vedremo da un punto di vista psicologico. Che cosa? Che c'è una via diversa, no? Rispetto alla fame e rispetto alla sazietà. Cioè il nostro organismo usa una via per la fame e una via della sazietà. E sono vie diverse. Cioè il senso di fame conta essenzialmente su due... sull'analisi di due messaggi, un messaggio diciamo a breve termine che connette il cervello al fegato e che va a leggere i nutrienti presenti nel sangue. Quando questi nutrienti vanno al di sotto di una soglia, il cervello attiva il senso di fame. C'è poi un messaggio a lungo termine che invece connette il cervello ai cosiddetti tessuti adiposi, quindi tessuti di accumulo. Quando questi sono sopra il necessario, viene attivato un particolare ormone che segnala al cervello di essere meno sensibile alla lettura dei nutrienti del sangue e questo fa diminuire fondamentalmente il senso di fame, d'accordo? La via della sazietà è molto più complessa ed è molto forse anche più affascinante. Perché? Perché comincia
con la vista, cioè il primo elemento che si attiva quando parliamo di senso di sazietà è la vista dell'alimento. Cosa succede? Che quando io ho davanti un particolare cibo, il mio cervello va a riprendere il ricordo che ho di quel cibo, no? E più che il ricordo visivo va a attivare il ricordo calorico, cioè attiva una traccia che fa riferimento a quanto quel cibo mi ha dato in passato energia e quindi si predispone ad accogliere quel particolare alimento, eh? Quel cibo viene poi confermato attraverso il gusto e quando entra poi nell'apparato gastrointestinale, nelle prime trasformazioni chimiche, dà la conferma al cervello che quel tipo di alimento mi darà un tot di energia. La chiusura del cerchio si ha fondamentalmente poi nel fegato, quando viene letto essenzialmente il valore nutrizionale, quindi i nutrienti presenti all'interno del sangue. Questo è un po' il meccanismo della sazietà. Tutto questo pare che sia, diciamo, gestito soprattutto dalla zona dell'ippocampo, perché si è visto che la parte laterale dell'ippocampo, che è particolarmente sensibile ad esempio a sostanze come la leptina, che è un ormone che sembra essere fortemente implicato nella regolazione dell'appetito e in particolare nell'obesità. Abbiamo detto che il cibo ci serve a garantire le funzioni vitali e una nostra funzione importantissima è quella cognitiva, eh? Noi abbiamo bisogno di funzionare di cervello, quindi la nostra testa e il nostro encefalo deve mangiare come tutto il resto del nostro corpo, questo perché chiaramente le funzioni cognitive ci permettono, al di là poi del battito del cuore e della circolazione del sangue, di stare al mondo in un determinato ambiente, di viverlo soprattutto bene. Quindi tutte le nostre funzioni cognitive come la memoria, l'attenzione, la concentrazione, la capacità di problem solving, quindi di gestire positivamente, no, anche i problemi che abbiamo davanti. Di cosa abbiamo bisogno? Cosa mangia fondamentalmente il cervello? Ossigeno, glucosio, le vitamine giustamente, ma una cosa importantissima che sono gli amminoacidi che noi prendiamo dalle proteine. Li prendiamo dalle proteine perché sono questi qua i mattoncini che vanno a costruire i neurotrasmettitori, e cioè quelle sostanze che passano da un neurone all'altro attraverso, no, la membrana sinaptica, e che hanno la capacità di trasmettere qualcosa, no? E quindi di mandare un segnale che incide sul nostro stato d'essere e quindi anche sui nostri comportamenti. Quindi i neurotrasmettitori sono un elemento centrale che è legato in parte perlomeno all'alimentazione, eh? Questi neurotrasmettitori sono più di 40, sono veramente tanti. Ora, a titolo veramente esplicativo, ve ne segnalo due che sono giustamente legati al cibo. Il primo neurotrasmettitore è la serotonina, è conosciutissima da tutti, definito l'ormone della felicità, anche se su questo c'è un dibattito abbastanza ampio in ricerca scientifica, è comunque sicuramente un tipo di neurotrasmettitore di sostanza che agisce sulla qualità del nostro umore, eh? In positivo, nel senso che tende a innalzare il nostro tono dell'umore, tende a farci, diciamo, godere in maniera più ampia delle emozioni, agisce sull'empatia, quindi sulla capacità che abbiamo noi di percepire, di capire le emozioni dell'altro, agisce anche in contesti come la sessualità, l'avvicinamento all'altro e anche sul piacere legato al cibo. La serotonina è una sostanza, un neurotrasmettitore che viene sintetizzato attraverso un amminoacido che è considerato un amminoacido essenziale, perché è un amminoacido che non produce il nostro corpo, non lo facciamo noi autonomamente, ma abbiamo bisogno del cibo per integrarlo. Questo amminoacido è il triptofano, eh? Si chiama precursore, quindi quello che prepara in un certo senso, aiuta la sintesi della serotonina.
Abbiamo la fortuna, il triptofano è presente in moltissimi alimenti, veramente tanti. Io ho messo due, veramente, ma a titolo di esempio, la bistecca di carne, quella specialmente, insomma, abbastanza piena di grasso e di nervetti, e anche i funghi non lo sapevo, in realtà l'ho scoperto leggendo le tabelle del triptofano, in realtà è presente moltissimo, correggetemi voi nutrizionisti, insomma, nei carboidrati, nella cioccolata, la pasta, i dolci, eccetera, eccetera. Un altro precursore importante e aminoacido è la tirosina. Non è un aminoacido essenziale, nel senso che anche il nostro corpo lo produce, ma è molto importante perché cosa genera? Genera l'adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, che sono dei neurotrasmettitori che noi utilizziamo quando siamo di fronte a un compito. Quindi quando dobbiamo avere una qualche prestazione, quindi abbiamo bisogno di essere reattivi, che il nostro corpo reagisca in maniera positiva a qualcosa che dobbiamo fare, ok? Questi tre neurotrasmettitori sono anche fortemente implicati nei meccanismi di gratificazione e quindi del provare piacere quando raggiungiamo una certa cosa, ad esempio il cibo, ok? Quindi si tratta di due amminoacidi fortemente legati alla nostra scelta alimentare. Lasciamo per un attimo questa parte qua, è molto legata ai meccanismi così più biologici legati alla gestione dell'alimentazione. Cominciamo a entrare negli aspetti più prettamente psicologici. Lo facciamo in due ambiti, un primo ambito che riguarda la regolazione emotiva e l'altro che vedremo dopo, che invece lega l'alimentazione all'identità. Abbiamo già detto che la regolazione delle emozioni dipende sicuramente dal cibo, perché il cibo ci incide, l'abbiamo visto con i neurotrasmettitori, che risultato può avere il cibo nel nostro umore e anche nelle nostre scelte, nei nostri comportamenti. Questa cosa non l'hanno detta, diciamo, a caso gli psicologi, ma è stato il risultato di ricerche, di studi durati tantissimo tempo, ma in particolare conseguenza di un esperimento che ha fatto da apripista all'analisi delle emozioni legate al cibo. Questo esperimento si chiama Minnesota Starvation Experiment e venne fatto nel 1944 negli Stati Uniti. È un esperimento molto particolare di cui vi parlo molto volentieri, che venne iniziato appunto nel 44 e riprendendo, questo è il gruppo che venne interessato da questo esperimento, vennero scelti da 100 volontari 36 soggetti maschili in età da servizio militare. Questi soggetti subirono per 3 mesi una alimentazione normale, quindi con un apporto calorico ritenuto appunto normale per la loro età, peso, altezza, eccetera, eccetera. Nei 6 mesi successivi venne ridotta del 50% il carico calorico della dieta quotidiana, cosa che portò dopo 6 mesi ad un calo del 25% del peso di queste persone. Poi nei 3 mesi successivi, piano piano, a piccoli passi, venne reintrodotta la normale nutrizione e poi ci furono 9 mesi di follow-up per poi seguire l'andamento di questi soggetti anche nei mesi successivi. Quindi situazione molto particolare e unica, diciamo, nella storia della ricerca. Perché ci interessa questo esperimento? Perché ha permesso di valutare, oltre che da un punto di vista prettamente fisico, cosa succede quando non si mangia, ma ci ha permesso di valutare che cosa succede anche nella nostra testa. E questi sono i risultati di quell'esperimento lì, valutati più o meno alla fine dei 6 mesi in cui le persone mangiavano fondamentalmente di meno. Allora, che cosa successe? Intanto aumentarono molto le ritualizzazioni dal punto di vista alimentare, cioè quello che era un pasto che solitamente veniva mangiato in 10 minuti durava fino a 2 ore e mezza. Questo perché le persone erano estremamente lente nel consumare il cibo, facevano pezzettini e pezzettini, veniva aumentato la possibilità, diciamo, di gustare, di annusare, di vedere il cibo. Quindi 2 ore fortemente partecipative, C'è un altro motivo, scusa.
Vai. Se tu mangi lentamente, inganni il cervello, hai il senso di sazietà. Assolutamente sì, certo. Sono reazioni, no, quasi adattive a delle condizioni imposte, no? Quindi il nostro cervello cosa fa? Cerca di massimizzare. Massimizzo quello che mi arriva, no? Perché piano piano, molto lentamente, io prendo quello che mi arriva, che è poco, eh? Quindi l'aumento di questo tipo di rituale, curiosamente, si vedeva anche prima in una foto, l'aumento dell'interesse per le ricette, quindi tutto quello che è la preparazione dei cibi, no? Quindi comincio a leggere un po' di più, mi informo su come cucinare le cose, eccetera. L'aumento del consumo di bevande, quindi il caffè, il tè, le gomme da masticare, l'aumento del consumo di sigarette, l'onicofagia, quindi l'aumento del mangiarsi le unghie, le abbuffate e anche l'autolesionismo. In realtà di quei 36 partecipanti, qualcuno proprio abbandonò l'esperimento dopo qualche settimana e una persona si tagliò tre dita, in preda all'angoscia, insomma, della mancanza di cibo. Effetti psicologici. Cosa successe, da un punto di vista di qualità delle nostre istanze cognitive? Allora, una bassa capacità di concentrazione, una scarsa capacità di giudizio critico, la preoccupazione per l'alimentazione, depressione, sbalzi del tono dell'umore, rabbia, irritabilità, l'ansia, l'apatia, rigidità e indecisione, con una serie di effetti di natura relazionale e sociale, come una diminuzione del desiderio e un isolamento, appunto, da un punto di vista relazionale. Occhio, perché questo è un esperimento fatto nel 1944, quelli che sono i sintomi che vediamo soprattutto nella parte psicologica e in quella sociale sono per buona parte sovrapponibili a quella che è oggi l'anoressia nervosa, quindi entriamo in un ambito che è patologico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi siamo di fronte, no, ad un'anoressia nervosa, per quanto giustamente si parla oggi, no, di cause integrate, da leggere su più livelli, il fatto stesso che ci sia però poco nutrimento, questo rende le cose estremamente più gravi, ok? Allora, abbiamo visto la regolazione emotiva, parliamo di un aspetto più identitario, quindi quanto il cibo può in realtà avere a che fare con la nostra identità. L'alimentazione, abbiamo detto prima, è una scelta, io scelgo che cosa mangiare. Questo cosa comporta? Comporta che io, nella scelta che faccio, qualcosa comunico, io posso scegliere qualsiasi cosa, no? Quindi è un gesto, l'alimentazione è un gesto, il cibo è un gesto, io attraverso quel gesto comunico comunque un qualcosa che mi rappresenta, che mi appartiene, e questo ha un valore sociale e culturale. A me capita di lavorare con i migranti che hanno subito uno shock culturale, quindi si parla di persone che sono partite da un paese spesso molto lontano, con tradizioni e modalità molto specifiche, attraversano il mare, quindi con un viaggio spesso traumatico, quando non ci sono purtroppo momenti di sofferenza o addirittura di aggressione e di violenza. Arrivano in un paese in maniera abbastanza veloce, un paese completamente diverso da quello che hanno lasciato, con tradizioni diverse, con modalità relazionali completamente diverse, una delle prime cose che attivano è l'alimentazione, cioè vanno a riprendere quello che era lo stile alimentare che adottavano nel paese d'origine, perché vanno a ricercare ad esempio quei cibi, quegli alimenti, quelle modalità di gestire il cibo che appartengono alla loro cultura. Questo per dire quanto, no, il cibo ci richiama ad aspetti assolutamente profondi ed identitari. Il cibo è innanzitutto una esperienza. Io quando sono davanti ad una fragola, io quella fragola me la mangio con gli occhi innanzitutto, no? Cioè mi attiva una enormità di sensazioni e quindi di emozioni. Le emozioni ci permettono di vedere, eccolo qua, il cibo che è un fatto psicologico proprio perché esperienza, le emozioni ci permettono di avere una sorta di griglia attraverso la quale io vedo anche il mondo, perché lo sperimento, lo sento, lo gusto, lo annuso, lo guardo, tutto questo poi mi va a finire in una sorta di struttura con la quale io nel tempo, in maniera più o meno stabile, vado a visualizzare l'esperienza del mondo che mi circonda. Non ho messo a caso
la foto del piccolo, la foto del bambino. Perché? Perché tutto questo ha un inizio, che è questo qua. C'è tutta questa nostra modalità di veicolare emozioni attraverso il cibo, nasce da, da quell'abbraccio lì. Cioè dal momento in cui noi sperimentiamo la prima volta il cibo, che è con nostra mamma. Ok? Quindi la prima esperienza alimentare che noi abbiamo, ce l'abbiamo solitamente al seno materno, ma va bene anche al biberon, perché comunque il passaggio di un qualcosa da una mamma ad un figlio è un gesto che non è solamente nutrizionale, perché è fatto di carezze, fatto di cura, di accudimento, di voler bene e di amore. Quindi è un gesto veramente esperienziale, forte e carico sicuramente di valori e di sentimenti molto forti, di affettività. Quel momento lì, cioè il momento del rapporto fondamentalmente tra mamma e figlio, è una delle cose più studiate in psicologia. Perché ci serve ricordare questa cosa? Perché da quel momento lì sicuramente dipendono tante cose dello sviluppo del bambino, adolescente e poi adulto. Si parla di stili di attaccamento, cioè di modalità per cui la mamma e il bambino si rapportano tra loro proprio nei primi scambi, solitamente nei primi 3 anni di vita. E insomma è conosciutissimo quanto la qualità di questo legame affettivo sia argomento di studio e di ricerca un po' in tutto il mondo. Vi parlo brevemente di questo, così poi ci si allaccia alle conseguenze che ha dal punto di vista alimentare. Parliamo di stili di attaccamento proprio per definire la qualità del rapporto tra mamma e bambino. Solitamente ci orientiamo in 3 tipologie di rapporto. Il rapporto definito, lo stile definito sicuro, quello ambivalente e quello evitante. Diciamo a grandi linee, semplificando, sono questi. Si parla di stile di attaccamento sicuro quando la mamma è fortemente orientata ai bisogni del piccolo, quando è sintonizzata sulle emozioni del bambino, c'è sintonia. Io sono con te in questo momento, riesco a capire quando c'è un bisogno, ascolto il pianto, ascolto il senso di fame, ma sono anche in grado di lasciarti sperimentare, quindi di vivere anche in autonomia il mondo che ti circonda, mantenendo la posizione di tutor. Quindi ti guardo da lontano con affetto. Questo è lo stile di attaccamento sicuro tra mamma e bambino. Andiamo sull'evitante. L'evitante è esattamente il contrario, cioè una mamma fondamentalmente non sintonizzata sui bisogni del bambino, non è in grado di percepire, volendo, no, anche il ritmo del pianto e del bisogno del piccolo, per cui è fondamentalmente poco presente nella relazione con il bambino, anche spesso da un punto di vista fisico, lo sguardo, la carezza, che spesso mancano in questa relazione. L'ambivalente è una mamma che è sintonizzata in parte, in maniera non costante, giustamente peggio, perché insomma crea conseguenze non facili. Quindi a volte ascolterà il pianto, a volte non ascolterà il pianto, darà il cibo al bambino in maniera non costante, non ci sarà quando magari il bambino ne avrà un forte bisogno, e questo genera sicuramente delle conseguenze non banali nello sviluppo del bambino. Lo stile di attaccamento genera quello che si chiama modello operativo interno, cioè crea un modello di relazione nel bambino che viene introiettato, ok? A seconda di quello che è stato lo stile di attaccamento con la mamma, il bambino, quindi poi adolescente, giovane adulto e adulto, introietterà un modello relazionale che in maniera consapevole e inconsapevole poi dovrà gestire nella vita, Perché ci interessa questo da un punto di vista di alimentazione? Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Ok. Allora. Ci interessa perché la relazione mamma-bambino si è visto che incide anche sulla patologia dell'alimentazione. Cioè si è visto che i disturbi dell'alimentazione spesso hanno un correlato da un punto di vista di relazione mamma e bambino. In particolare si è visto, ad esempio, che
soggetto che soffre di anoressia nervosa, parlo di soggetto perché è anche al maschile, ora con il nuovo DSM-5 è stata tolta la menorrea, quindi la mancanza, no, di mestruazioni, proprio perché c'è una popolazione maschile che è in crescendo da questo punto di vista, si è visto che nell'anoressia nervosa spesso si è avuta una mamma di tipo evitante, quindi così come io evito oggi il cibo, allo stesso modo le mie emozioni venivano evitate, non venivano considerate, quindi io trasporto sul cibo quella che è stata una non considerazione del mio mondo emotivo. Lo stesso il disturbo da binge eating, quindi il disturbo da alimentazione incontrollata, sembra avere come modello materno, quindi modello di attaccamento, un modello di tipo ambivalente, quindi a volte il controllo, a volte non ho il controllo, esattamente come poteva essere la gestione di una mamma di questo tipo. Allora, lasciamo il nostro piccoletto, rimaniamo però sulla funzione relazionale, bimbo cresce, va avanti, adolescente, adulto, e si fa la sua famiglia. Cosa vuol dire mangiare insieme? Allora, mangiare insieme intanto è il condividere un'esperienza vitale, necessaria, importante con gli altri, ok? Questo gesto qui di condividere le cose con gli altri va a pagare un bisogno che noi abbiamo, che è importantissimo, che è quello della socializzazione, quindi di stare con gli altri, di condividere le cose con gli altri. C'è un'altra caratteristica del mangiare insieme, e cioè che il condividere un pasto con qualcuno, stare a tavola con qualcuno, è un'attività regolata. Cioè ci sono delle regole che vanno a gestire quel momento lì. Regole, attenzione, cultura dipendente, perché ogni cultura, no? Ogni etnia magari ha delle regole per gestire il momento del cibo. O anche, nella stessa cultura, regole familiari. Ogni famiglia può avere, no, le sue modalità per gestire il momento del pasto. Cosa vuol dire questo? Che quel momento lì, così regolato, diventa un momento in cui io trasmetto certi modelli culturali. Ok? Cioè diventa un momento in cui quel modello lì può essere trasmesso alle generazioni successive. Oh, questa è una cosa simpatica. Allora, abbiamo detto che l'alimentazione, il cibo, è una scelta. Attenzione, questa è una parte molto importante, quindi noi in base a quello che vogliamo scegliamo che cosa mangiare, e quindi andiamo al supermercato o andiamo nei ristoranti in base a quello che desideriamo mangiare. Il meccanismo che connette il mio desiderio e l'acquisto di qualcosa o un'abitudine a mangiare qualcosa è, diciamo, un percorso molto ampio, molto studiato dalla psicologia, anche per una ragione, e cioè quella prettamente commerciale, perché è chiaro che sapere come e quanto si orientano le persone a mangiare un determinato alimento, questo motiva le grandi aziende, o comunque tutto il mondo che vive commercialmente il mondo dell'alimentazione, chiaramente ne trae vantaggio, è fortemente interessata. Quindi, quella che vi faccio vedere è una ricerca tutta italiana fatta dalla IULM di Milano, che va a analizzare gli stili alimentari di noi italiani, cioè che cosa ci motiva lo scegliere un determinato stile alimentare. La cosa interessante è che questa è una ricerca che non si è basata solamente sull'analisi dei dati o sui questionari, ma si è basata sui focus group, e quindi su contesti in cui le persone in gruppo parlano di un determinato argomento, quindi ha una valenza anche relazionale di scambio e di condivisione. Allora, perché noi mangiamo? Quale stile alimentare noi adottiamo? Allora, partiamo da questo: possiamo mangiare per necessità. Chi mangia per necessità ha il bisogno di ottimizzare fondamentalmente i tempi, cioè io mangio perché devo mangiare, mi devo sostenere, come abbiamo visto prima, no? Delle mie funzioni vitali, per cui mangio quello che posso mangiare nel minor tempo disponibile, assolvo semplicemente ad una funzione di tipo nutrizionale. Possiamo mangiare per salubrità. Questo è il tipo di scelta di chi, ad esempio, va al supermercato e sceglie alimenti salutari. Attenzione però, perché questo è uno stile che rimane però su un livello superficiale, cioè si basa sul cosiddetto sentito dire, una mela al giorno leva il medico di torno, per cui mangerò più mele, o ad esempio è molto sensibile ai cosiddetti cibi sensazionali, le vacche di goji,
piuttosto che lo zenzero, il torsolo dell'ananas, ok? Che funziona, dice, il torsolo dell'ananas. E quindi, per sentito dire, io faccio questo tipo di scelte al supermercato o al ristorante, che giustamente è orientato in un certo senso al benessere, ma non c'è un piano reale di approfondimento e soprattutto di consapevolezza delle scelte legate alla salute. Posso mangiare per diffidenza. Il diffidente è colui che ha scarsa fiducia fondamentalmente nelle etichette di cibi, per cui ha la necessità di andare sempre a capire la provenienza, come è stato trattato un alimento, da dove arriva, dove è stato prodotto. Si tratta di un soggetto, questo, che spesso soffre di neofobia, cioè di paura di tutto ciò che è nuovo, fa fatica ad approcciarsi, ad esempio, ad alimenti esteri, ad alimenti nuovi, anche nelle modalità, quindi ad esempio andare a sperimentare nuovi ristoranti o nuove modalità di assumere il cibo, ok? È assolutamente tradizionalista. Appartenenza, cosa vuol dire? Questa è una categoria, si dice, di classificazione. Chi mangia per un desiderio di appartenenza è una persona che ha bisogno di distinguersi, cioè di rivendicare quella che è la sua appartenenza ad un particolare gruppo, che sia un gruppo sociale, un gruppo etnico, un gruppo culturale. Quindi sceglie tutti quei cibi che lo legano al gruppo a cui vuole appartenere, ad esempio i prodotti del territorio. Siamo toscani, quindi voglio mangiare tutte le cose che magari vengono prodotte o trattate in Toscana, perché mi richiamano un senso di appartenenza di tipo, in questo caso, regionale. Quindi è molto legato non tanto alla qualità del cibo, ma a quanto il cibo sia legato a quel tipo di gruppo che sceglie. Questo è molto bello, eh? Chi sceglie di mangiare per gratificazione è la persona che mangia per piacere, eh? Quindi io scelgo un alimento che mi dà tutte quelle emozioni, sensazioni tipo fragola di prima, no? Quindi io me la prendo tutta quella fragola lì, ok? L'assaporo, l'assaggio, godo nel mangiare quel tipo di cibo, quindi in questo caso sarà una scelta molto orientata alla qualità dell'alimento, soprattutto in termini di caratteristiche organolettiche. Allo stesso modo è un soggetto, questo, che è attento anche al contesto, perché il cibo è anche il luogo in cui lo mangio, la modalità con cui lo mangio, e quindi sarò molto attento, molto sensibile a dove lo faccio, quindi al contesto in cui vado a consumare il mio alimento. Chi mangia per affetto, non è chi mangia per amore, ma è chi lega il cibo alle esperienze affettivamente pregnanti, cioè il cibo richiama momenti o dinamiche che hanno a che fare con la nostra affettività. Ad esempio, si tratta di soggetti che amano preparare il cibo, offrire il cibo agli altri, quindi preparare gli alimenti per le altre persone. Si è visto ad esempio che questi sono soggetti che al supermercato sono molto sensibili ai cibi che hanno forme particolari, ad esempio i cioccolatini a forma di cuore, le colombe, i coniglietti, tutte quelle forme che troviamo al supermercato, specialmente con colori accesi che magari richiamano emozioni più o meno amorose, c'è questa sensibilità verso tutto quello che l'alimentazione avvicina al concetto di affettività. L'esplorazione, chi esplora attraverso il cibo è una persona che vuole conoscere fondamentalmente sapori nuovi, quindi comincia a sperimentare alimenti che solitamente non mangia, cucine straniere, cucine diverse, modalità diverse anche di alimentarsi e di cibarsi. Attenzione però, perché anche questo, come la salubrità, ha qualche momento di rischio, perché se la persona persegue continuamente questo desiderio, questo stimolo continuo di provare cose nuove senza mai fermarsi, sa molto di fuga da quello che in realtà è il mio quotidiano alimentare, quindi potrebbe nascondere in realtà una difficoltà nell'accettare la quotidianità dell'alimentazione. La socialità, chi ha questo tipo di alimentazione ha un bisogno di appagamento da un punto di vista sociale, quindi non è tanto importante quello che io scelgo di mangiare, ma è più importante mangiare quello che mangia il gruppo, e quindi solitamente c'è qualcuno che sceglie per me, e quello a cui do io importanza è la relazione, non è il cibo, quindi mi interessa partecipare da un punto di vista relazionale.
Velocemente, l'ostentazione, che non è molto simpatica, lo stile alimentare ostentativo è simile all'appartenenza, nel senso che io ho il bisogno di differenziarmi rispetto agli altri, ma lo faccio se sono in una nicchia di persone, cioè quello che è il mio stile alimentare deve essere di pochi, non posso appartenere alla massa, e quindi è il tipo di soggetto che va a comprare alimenti molto costosi, va in ristoranti altolocati, che ha un tipo di cucina estremamente raffinato e particolare, è il tipo di soggetto che va in crisi quando quella nicchia diventa disponibile alla massa e quindi ha bisogno di trovare un'altra nicchia che lo accolga nel suo desiderio di differenziazione e di ostentazione soprattutto. La creatività, chi sceglie uno stile alimentare orientato alla creatività è qualcuno che vuole utilizzare il cibo per il proprio spirito creativo, quindi attraverso il cibo io esprimo la mia creatività e la mia originalità, quindi in quel senso è magari meno importante l'alimento in sé, ma è più importante come li misto gli alimenti, che cosa creo, cosa vado a creare con il cibo che ho davanti. Ce ne sono poi altri tre che rispetto a quelli precedenti veicolano, diciamo, un valore un pochino più profondo, cioè fanno appello a delle caratteristiche nostre un pochino più profonde. Allora, il primo, eccoli qua, il primo è radicamento. Il radicamento esprime un bisogno molto forte di rintracciare le nostre origini, quindi utilizziamo il cibo per ritrovare quella che è la nostra storia, soprattutto la storia di natura familiare, e quindi spesso sono soggetti che sono molto legati ai prodotti della terra, quindi vado dal contadino a prendere le uova piuttosto che vado dalla mucca a prendere il latte, oppure sono legato a quei cibi che rappresentano la mia storia familiare, la ricetta della nonna, la ricetta della mamma. Ok? Anche proprio nelle modalità del cibo, come io consumo il cibo. Sono consumatori che questi, ad esempio, al supermercato scelgono quelle marche che nella loro famiglia hanno significato qualcosa. Quindi c'è proprio un bisogno profondo di ricercare attraverso il cibo un senso di appartenenza alle nostre radici. D'accordo? L'etica. Chi fa una scelta etica da un punto di vista alimentare è qualcuno che crede in alcuni valori legati ad una visione dell'uomo. Ad esempio, chi... come? Cruelty-free. Certo, quindi tutto quello che va contro, no, l'uso degli animali, in un certo senso, la violenza sugli animali, quindi i vegetariani, i vegani, ma anche chi semplicemente crede, ad esempio, nel commercio equo solidale, quindi nel rispetto dei diritti del lavoro, le regole economiche che siano rispettosi dei diritti umani, quindi tutti aspetti che riguardano fondamentalmente l'etica, con il rischio anche lì che però poi diventi una forma di attivismo negativo, che quindi vada a denigrare tutte le altre scelte alimentari. Allora lì si scavalla su un uso dell'etica sicuramente sbagliato. L'ultima è la libertà. Quale sarà quello della libertà? Mangio quello che voglio, non me ne frega assolutamente niente. Mangio quello che voglio in qualsiasi ora della giornata, mi va bene assolutamente tutto, perché lo leggo semplicemente al piacere del momento. Quindi mi va una cosa, vado al supermercato, me la mangio, godo di quella roba lì, posso farlo anche alle 3 di notte, non me ne frega assolutamente niente. Così come non mi frega niente, della modalità con cui mangio il cibo, perché posso mangiare con le mani e tutti gli altri mangiano con le forchette, oppure vado a mangiare un hamburger e patatine fritte in un ristorante di un certo tipo. Quindi è un contesto questo che esprime un senso di sé libero e felice anche attraverso la scelta alimentare. Allora, abbiamo parlato di valori del cibo. Ce la facciamo? Sì, sì. Ok, abbiamo parlato di valori del cibo, quando parliamo di valori diciamo che si entra in un ambito ampio, i valori possono essere tantissimi. In realtà si è visto, e la psicologia ha fatto molta ricerca da questo punto di vista, che nell'umanità i valori sono abbastanza definiti, non sono, no, un ambito infinito di affermazioni. I valori sono alcuni. E su questo c'è uno studio enorme di un ricercatore israeliano che si chiama Schwartz e che ha studiato i valori in 60 paesi, ha analizzato migliaia e migliaia di dati e ha scoperto che i valori dell'umanità sono fondamentalmente 10 e da lì non ci si schioda. Questi sono i 10 valori
dell'umanità, non li leggiamo tutti, ma ci interessa semplicemente vedere questo, e cioè che in realtà ognuno di noi si colloca in un punto compreso tra questi quattro vertici, ok? Parliamo di valori, quindi di cose in cui noi crediamo in maniera anche abbastanza stabile nella vita, ok? Noi ci collochiamo in uno di questi quattro gruppi, tra la conservazione, e cioè l'adesione alle norme culturali e sociali, l'apertura al cambiamento, quindi il guardare tutto ciò che è fuori, tutto ciò che è diverso, l'autoaffermazione, quindi l'esigenza di potere e di successo, oppure l'autotrascendenza, che invece è la visione dell'altro, il guardare l'altro, il guardare, no, alla relazione. D'accordo? Ognuno di noi si colloca in un punto rispetto a questi quattro vertici. Perché vi faccio vedere questo? Perché la Cattolica di Milano ha fatto una ricerca sui valori rispetto a quella scaletta lì tra i mangiatori di carne e i vegetariani. Quindi, tra l'altro, un tipo di ricerca ampia e che ha riguardato una popolazione abbastanza giovane. Quindi, in che cosa credono questi due soggetti che fanno queste scelte alimentari? Il risultato è stato questo. Perché andiamo all'ultimo pezzettino, che è quello relativo al concetto di fame. Abbiamo detto che il cibo, l'alimentazione è una scelta. Noi possiamo mangiare perché rispondiamo, no, a un nostro bisogno nutrizionale con tutti i meccanismi che abbiamo visto, no, mediati dall'ippocampo, dal nostro cervello, oppure possiamo mangiare in risposta ad un'emozione. Le cose sono diverse, hanno meccanismi molto diversi, anche se, attenzione, parliamo di categorie, ok? È chiaro che poi sono due tipologie di approccio alla fame che ognuno di noi può sperimentare, un po' uno o un po' l'altro, oppure è chiaro che se io ho una fame dal punto di vista fisico, ci può stare anche un pezzettino di quella emotiva, come al contrario mi posso mangiare emotivamente qualcosa, ma perché magari per un pezzettino ci avevo anche fame, Quindi attenzione quando facciamo le categorie, perché semplicemente per capire meglio quali sono le differenze. Le differenze ce ne sono tante, sono molto differenziati questi due tipi di fame. Cominciamo da quella fisica, quindi quella che risponde ad un bisogno di nutrizione, mi devo nutrire perché il mio sangue è un pochino scarso in termini di valori nutrizionali. Allora, arriva gradualmente, è un tipo di fame che arriva piano piano, ha un momento di tolleranza, io posso aspettare l'ora di pranzo, comincio ad avere magari un po' di appetito, no? Un po' di senso di stomaco vuoto, alle 11 so che all'una mangio, io tollero questo momento qua, quindi posso tranquillamente aspettare le 13, è, diciamo, soddisfabile da tutti gli alimenti, cioè io posso mangiare qualsiasi cosa se realmente ho fame, se ho una fame veramente di tipo vitale, io mi posso adattare a tutte le tipologie di alimento, d'accordo? E finisce in maniera, abbiamo detto, in natura chimico-biologica, per cui quando arriva il senso della sazietà tende a finire. Colpisce quindi dal collo in giù, i segnali sono relativi al riempimento, a quanto io ho mangiato, a che cosa ho mangiato, e non genera la comparsa di emozioni di tipo negativo, come il senso di colpa, il senso di sconfitta, oppure la vergogna. Vediamo la fame emotiva, che chiaramente, come avete capito, sarà esattamente il contrario. Allora, la fame emotiva arriva all'improvviso, ok? Spesso in risposta ad un piccolo grande evento che per noi però ha un significato particolarmente importante. Arriva, boom, arriva la fame emotiva. Chiede di essere soddisfatta immediatamente, non c'è tolleranza sulla fame emotiva. Io ho bisogno di mangiare immediatamente, nel più breve tempo disponibile, e non posso mangiare tutti gli alimenti, non sono disposto a mangiare tutto quello che mi capita, ma cercherò categorie specifiche di cibo, soprattutto quelle solitamente ricche di carboidrati, di zuccheri o di grassi, e vedremo perché. Non finisce
quando dovremmo essere pieni, perché il segnale non arriva dai meccanismi che gestiscono la fame e la sazietà, perché l'emozione continua a parlare, il segnale arriva dalla nostra, diciamo, capacità di gestire le emozioni, e quindi l'origine non è il senso di pienezza biologica, ma io cerco di soddisfare quella che è un'emozione, quindi il meccanismo è dal collo in su, è tutto qua dentro, non è nello stomaco. E spesso compaiono alcune emozioni negative, come la colpa, il senso di vergogna o spesso anche un senso di sconfitta rispetto a quello che abbiamo fatto. Nella cartellina ci avete il test, l'avete già visto magari, eh? C'è un test che ci permette un po' di capire semplicemente dove ci orientiamo tra la fame fisica e la fame emotiva. È un test che è contenuto in un opuscolo elaborato dalle colleghe dell'Ordine dei Psicologi del Lazio, che ha al suo interno un gruppo che proprio lavora sui disturbi dell'alimentazione e che è liberamente scaricabile dal sito, quindi è un vademecum su come funziona proprio specificamente la fame emotiva, quindi è molto orientata a capire meglio quest'ambito della nostra alimentazione, quindi se avete modo di farlo avete poi i risultati dietro. Chiaramente non è un test di natura clinica, quindi serve semplicemente a farci riflettere e orientare meglio su queste caratteristiche. Allora, questa bella foto di dolce e carboidrati perché? Perché cerchiamo un po' di capire che cosa favorisce la fame emotiva rispetto a quella prettamente fisica. Quali sono le condizioni che avvicinano le persone, i soggetti, a mangiare in maniera più emotiva piuttosto che a pagare un mero senso di nutrimento? Allora, la prima condizione è l'apprendimento, quindi quello che è il nostro... facciamo? Eccolo qua. Tutto quello che è l'insieme delle abitudini che abbiamo acquisito durante la nostra crescita, in particolare come mangiava la nostra famiglia, che ruolo aveva il cibo nella nostra famiglia e anche come il cibo poteva essere utilizzato come gratificazione, come premio nella nostra famiglia, quindi il valore che il cibo poteva veicolare. L'altra componente importante che può favorire una fame emotiva è tutto quello che è il condizionamento del nostro ambiente. Lo stress, ok? Oh, per quanto riguarda lo stress, noi quando siamo davanti ad un compito importante, no? Il nostro fisico si prepara e genera ovviamente lo stress, perché dobbiamo essere pronti a gestire, a superare una particolare prova. Questa condizione positiva, in quel caso di stress, attiva un ormone che è il cortisolo. Il cortisolo avverte il nostro encefalo e gli dice: attenzione, devi fare un compito importante, ti devi attivare, quindi devi mangiare, ok? Soprattutto alimenti che hanno un certo tipo di sostanzialità, perché devo produrre, devo compiere un gesto, un'azione particolarmente importante, quindi ho bisogno di sostanza. È chiaro che se io non ho davanti un compito, ma il mio stress è di natura prettamente psicogena, tutto questo va a generare un meccanismo del tutto disfunzionale. Ok? Che cosa può portarmi a mangiare emotivamente? Le emozioni negative, diciamo che tutte quelle emozioni che stanno dentro l'ansia, che sono collegate all'ansia, generano anche dei movimenti muscolari, a volte possono essere scambiati per fame. Lo stesso la rabbia ci fa irrigidire i muscoli, ci fa dirignare i denti, no? Anche proprio i muscoli mascellari, c'è quasi il bisogno di sgranocchiare qualcosa, fate il gesto giù, di sgranocchiare qualcosa, quindi di mettere sotto i denti qualcosa al più presto. Lo stesso tutte quelle emozioni come la tristezza, che ha parlato prima della serotonina, no? E quindi quanto condizioni di abbassamento dell'umore ci inducano attraverso proprio i segnali del cervello a cercare un determinato tipo di cibo, quello magari ricco di trittofano, appunto il precursore della serotonina, che spesso si trova proprio in questa roba qua che vedete qua a destra. L'ultima condizione che può facilitarlo sono condizioni in cui sentiamo un senso di noia oppure di vuoto, quindi il riempimento semplicemente meccanico di un vuoto mi può aiutare a, in maniera disfunzionale, vivere meglio la situazione e quindi mangio riempiendo un vuoto. L'altro è il senso di noia, posso utilizzare il gusto, quindi il piacere che mi dà il gusto, per spezzare una situazione noiosa.
Quindi mangio quel cibo perché mi attiva e mi spezza il senso di noia. L'ultima cosa che vi faccio vedere, sempre sulla fame emotiva, e questo è importante, parliamo di personalità, argomento bellissimo e straordinario. Quali sono le caratteristiche di personalità dei soggetti che possono soffrire un po' di più di emotional eating, quindi no, di fame emotiva? Anche qua c'è una ricerca nostra toscana, è stata fatta all'Università di Firenze, che ha studiato proprio il comportamento emotivo in funzione delle caratteristiche di personalità. D'accordo? Sono emersi tre tratti su cui ci ragioniamo. Allora, il primo tratto è la ricerca delle novità. Cioè, chi si trova a mangiare emotivamente spesso è una persona che ha bisogno di sentirsi stimolato, vuole sentirsi vivo, si vuole eccitare, entusiasmare, specialmente in maniera abbastanza veloce e ricorrente, ha una bassa sopportazione della noia, sopporta pochissimo il piattume, quindi ha una tendenza, insomma, a cercare di buttare fuori energia, di trovare situazioni e condizioni che lo possano stimolare il più possibile, e lo fa spesso in maniera impulsiva, quindi senza ragionarci più di tanto. Lo faccio, lo sento, voglio vivere lo stimolo. Un'altra caratteristica di questi soggetti è invece l'estrema cautela. Faccio fatica a muovermi nelle mie azioni, ho paura, ho il timore che qualcosa possa andare male, non sono pienamente padrone delle mie scelte, quindi mi muovo a piccoli passi con estrema cautela ed attenzione. C'è una forte reazione alle emozioni negative e c'è un'alta frustrazione rispetto a quelle che sono le critiche, le punizioni, che generano a loro volta delle sensazioni fortemente negative. D'accordo? L'ultimo tratto, che in questo caso però è basso, è l'autodirettività. L'autodirettività è un tipo di caratteristica tipica dell'adulto sano, cioè considerata una caratteristica matura della persona. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io attivo la mia forza di volontà rispetto agli obiettivi che ho nella vita, quindi faccio un check delle mie capacità, delle mie risorse, delle mie caratteristiche, mi oriento agli obiettivi della vita e mi organizzo un progetto rispetto a questo, no? Quindi attivo, se ce l'ho, la forza di volontà e percorro, diciamo, un cammino orientato agli obiettivi che io ho identificato per me stesso. È considerata, diciamo, una modalità matura di approcciarsi alla vita. Questa è bassa come caratteristica nei soggetti che soffrono di alimentazione di tipo emotivo. Che ragionamenti possiamo fare rispetto a questo? Intanto un primo ragionamento riguarda il fatto che i primi due tratti, quindi la ricerca della novità e l'evitamento del danno, sono due caratteristiche del temperamento. Il temperamento è fortemente dipendente dalle caratteristiche genetiche, quindi proviene dal bagaglio genetico dei nostri genitori, quindi appartiene a tutta quella parte più o meno immodificabile o parzialmente modificabile della nostra personalità. Il terzo tratto invece appartiene al carattere, e il carattere è quello che si forma partendo dalle nostre caratteristiche di temperamento, ma mettendole a confronto con l'ambiente. D'accordo? Quindi quella è una componente che è fortemente legata all'ambiente che viviamo, in primis l'ambiente relazionale familiare. D'accordo? Quindi, ricordando che noi abbiamo detto prima rispetto agli stili di attaccamento materni e il legame tra gli stili di attaccamento e i disturbi dell'alimentazione e anoressia binge eating, cosa possiamo capire? Allora, intanto che c'è un conflitto di base, perché i primi due tratti sono fortemente in conflitto. Il primo è un tratto estroversivo che porta all'estroversione, il secondo è un tratto invece introversivo, porta all'introversione. Quindi c'è un conflitto di base da un punto di vista temperamentale. Che cosa manca? Manca la capacità di equilibrio. In realtà nella vita non sono stato in grado, non sono stato aiutato
a trovare un equilibrio rispetto ad alcune mie caratteristiche profonde che mi mandano in conflitto. Ok. Signore, ho finito. Bravo. Questa era l'ultima.